Ciao Pasquale, un saluto ai nostri telespettatori. Allora, partiamo dal segno dell'Ariete, che è un segno che vivrà una giornata un po' complicata a causa di questa luna ancora nel segno del Cancro, no? Quindi è una luna difficile, una luna che non vi mette propriamente di buon umore, anche perché in quel settore del cielo ci sono altri transiti complicati, c'è Venere, ad esempio, c'è il Sole. E allora, i sentimenti in questo periodo chiaramente non riescono a darvi quella serenità di cui voi avete bisogno. È vero che voi siete un segno che ama l'avventura, che ama anche le sfide, che ama il confronto diretto, alcune volte anche aspro. Però certamente la situazione all'interno delle pareti domestiche in questo momento, da un punto di vista sentimentale, non è quella che voi desiderate. La luna però nel corso della serata, intorno alle 19, se ne andrà nel segno del Leone, e allora la serata si preannuncia decisamente migliore rispetto a una giornata che vi vedrà spesso in affanno anche da un punto di vista lavorativo, professionale, perché gli impegni che dovrete in qualche modo sostenere sono numerosi e devo dire anche faticosi. Ecco, quindi avete voi anche bisogno di un momento di pausa, di relax, per recuperare un po' di energia. Andiamo al segno del Toro.